Pregheremo insieme ancora una volta, cercheremo il volto del Signore, la sua presenza, cercheremo i suoi favori, che il Signore ci conceda la grazia di ascoltare la sua voce, le sue indicazioni. Quindi se hai qualche richiesta di preghiera, incomincia a scrivere, in modo che noi possiamo pregare insieme a te, possiamo portare i pesi l'uno dell'altro, possiamo iniziare a pregare, a lodare e benedire il nome del Signore. Apriamo quindi questa staffetta di preghiera con Emanuela Vallelonga, se è in linea, in modo che subito vogliamo dare al Signore un tributo di lode. Vediamo se c'è. Emanuela, benvenuta. Benedizioni, ti lascio a te la linea per un canto che ci apre a questa staffetta di preghiera. Mi sentite? Sì. Io vorrei iniziare leggendo solo un piccolo passo che dice: il mio amico è mio e sua, di lui che pastura il gregge fra i gigli. Cantico dei Cantici 2:6. Ora, meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù? Solo puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, eternità, il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Sei. Per l'eternità il canto mi sarai, hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io desidero te, io desidero te, io desidero te. Per l'eternità il tuo mio sarai, hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Gloria a Dio, meraviglioso sei. Noi ci rivolgiamo a un Dio che è meraviglioso e oltre ad essere meraviglioso è anche un Dio pieno d'amore, pieno d'attenzioni per noi. Quindi oggi vogliamo intercedere affinché il Signore ci risvegli, affinché porti un risveglio personale, nazionale, affinché il Signore veramente ci avvicini di più a Lui nonostante le grandi difficoltà che tante volte ci troviamo a passare. Infatti c'è il Salmo 102 e la preghiera durante la prova e dice, è un verso, sono dei versi bellissimi. Ma quello che mi colpiva tra tutti è il mio cuore afflitto, inaridisce come l'erba, tanto che dimentico di mangiare il mio pane. A forza di piangere, la mia pelle si è attaccata alle ossa. Sono simile a un pellicano nel deserto,
sono come un gufo in luoghi desolati, un uomo, una donna che si va a rifugiare in luoghi desolati perché è deluso, perché non ha più fiducia in nessuno e se ne va e si va a rifugiare nei luoghi isolati perché non vuole vedere più nessuno. Ma c'è un ma in questo salmo, Salmo 102, verso 12: Ma tu, o Signore, regni per sempre e il tuo ricordo dura per ogni generazione. Tu sorgerai, avrai compassione di Sion perché è tempo di avere pietà, è tempo fissato, è giunto. Quindi anche il tempo per te e per me è giunto, perché il Signore sicuramente si solleverà e farà giustizia e ci aiuterà, ci consolerà e ci darà le soluzioni che già ha messo dentro di noi e tante volte noi ancora non abbiamo scoperto. Vediamo se Lina c'è, Lisa Nardelli, oppure se non c'è Lisa, mi fanno segno che forse non c'è. Allora Paola Aloi. Paola, benvenuta. Buongiorno Buongiorno. a te. Grazie per aver partecipato. Paola, non so se tu qualche volta hai partecipato alla staffetta di preghiera, hai 15 minuti di tempo. Se vuoi condividerci un verso per incoraggiare chi ci sta seguendo a pregare e a cercare il Signore, poi dedichiamo tempo appunto all'intercessione. Dio ti benedica. Amen. Sì, ho partecipato una volta. Buona giornata a tutti. Questa mattina, mentre cercavo il Signore per insomma, la mia comunione personale, c'è un versetto, in particolare un personaggio che Dio ha messo nel mio cuore. Voglio condividerlo velocemente nella semplicità con voi. Si trova in Colossesi, il capitolo 4, il versetto 12, parla di Epafra e dice: Epafra, che è uno dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi, come compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti, gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. Mi ha colpito questo verso perché è una staffetta di preghiera. E mentre riflettevo su questo, mi ha proprio colpito il fatto che Paolo dice: Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere. Epafra non è un personaggio di cui sentiamo parlare spessissimo. Viene citato, sono andata a vedere, 3 volte nella scrittura, proprio poco. Ma in tutte queste volte Paolo ci tiene a sottolineare che Epafra era un uomo di Dio, non conosciuto, non famoso, ma un uomo sicuramente ripieno di Spirito Santo. Ed era un uomo che aveva a cuore la preghiera. E riflettevo sul fatto che l'avere così tanto a cuore la preghiera, forse di essere compagno di prigionia, lo troveremo in Filemone insieme a Paolo, il coraggio, no, di servire il Signore al di là di ogni circostanza, ad ogni costo. E poi probabilmente era un pastore, così sembra, dice che si dedicava, era in pena per il popolo, al punto da continuare a pregare perché la volontà di Dio fosse completa nella loro vita. E mi colpiva moltissimo e proprio perché desidero incoraggiare in questa staffetta di preghiera che ognuno di noi possa amare la preghiera. Siamo in un tempo dove veniamo distratti da tante cose e a volte ci dimentichiamo della parte migliore, che è proprio quella dello stare ai piedi di Gesù, ricevere da Lui. E prima parlavi di un uomo che era scoraggiato. Ecco, nella preghiera noi veramente possiamo trovare le forze, il coraggio di continuare a servire Dio pienamente. E la preghiera è quel mezzo che Dio usa proprio per parlare al nostro cuore, mentre noi ci rivolgiamo a Dio con la preghiera e Dio ci riveste della sua potenza attraverso la sua parola e attraverso appunto la preghiera. Quindi mi colpiva molto e volevo veramente incoraggiare anche le sorelle, insomma, che seguono insieme a noi questa staffetta, che insieme possiamo innamorarci della preghiera. Prego, guidaci in preghiera, Paola. Dai, dai. Amen.
Grazie, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Padre, con tutto il nostro cuore, Signore, veniamo a te. Ti ringraziamo, Signore, perché è un grande onore, Signore, essere alla tua presenza. È un grande onore averti conosciuto. È un grande onore servirti, Signore. E vogliamo chiederti, Padre, che come quest'uomo anche noi vogliamo amare la preghiera. Vogliamo lottare, Signore, per i nostri cari che ancora non ti conoscono, per quelle situazioni difficili. Signore, noi vogliamo chiederti con tutto il nostro cuore che tu possa intervenire nel nome di Gesù e che in questo nuovo anno, Signore, che sta iniziando, Signore, possiamo veramente insieme vedere la tua gloria e le porte aperte per il tuo regno nella nostra vita, Padre. Ti voglio ringraziare, Signore, per questo programma, Signore, grazie per Marianna, per lo staff. Signore, insieme ti vogliamo pregare che tu possa portare avanti quest'opera con la tua potenza, Signore, per l'edificazione del tuo popolo. Ti chiediamo, Padre, per quanti stanno vivendo un momento di difficoltà, Padre. Noi ti supplichiamo, Signore, che il tuo spirito possa sostenere la loro vita. Noi crediamo che in questo tempo più che mai, Signore, tu sei un Dio reale, un Dio che opera, un Dio pratico. Ed è per questo, Padre, che ti chiediamo veramente, stendi la tua mano sul tuo popolo e fa che possa risorgere, Signore. Fa che quelle parti, Signore, che stanno soffrendo possano essere risanate da te e che insieme, come un solo corpo, possiamo guardare a quello che tu hai preparato per ognuno di noi fino al tuo ritorno, Padre. Grazie Padre per quello che sei nella nostra vita, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen, amen, gloria a Dio. Grazie Paola, Dio ti benedica. Alla prossima Amen. staffetta. Dio ti benedica. Gloria a Dio. Bene, vediamo se nel frattempo se sei riuscita a collegare la sorella Lisa Nardelli. Continuiamo a pregare, continuate a scrivere le vostre richieste. Intanto è arrivata la richiesta da parte di Vera e chiede preghiera per la salute del marito. E poi c'è Michelina che chiede preghiera per la mamma, che sono 2 giorni che non sta bene. Quindi, se volete, continuate a scrivere. Noi presentiamo al Signore queste richieste di preghiera. Mentre tu preghi per il fratello, per la sorella che fa richiesta, il Signore interviene anche nel tuo bisogno. Quindi, esercitiamoci anche in questo, ad essere altruisti. Vediamo se c'è Elisa o Lisa. Elisa. Elisa, benvenuta. Salomo, pace, benvenuta, grazie. Bene, Elisa, hai un quarto d'ora di tempo. Se vuoi condividere Sì. qualche verso per incoraggiare la preghiera e spronarci a chiedere con tutto il cuore, fallo pure come lo Spirito Santo ti guida. E poi ti chiedo di prenderti molto tempo per la preghiera in modo che possiamo invocare il Signore affinché mandi un grande risveglio. Ok? Amen. Stai attenta Grazie. all'inquadratura perché ce l'hai un po' tagliata, quindi stai attenta all'inquadratura perché. Sì, Ok. ok. Perfetto. Alleluia. Perfetto, grazie. Grazie intanto per l'opportunità a Dio di questo, perché veramente è Dio che ci connette, è Dio che connette la nostra vita l'una con l'altra. E oggi io voglio veramente ringraziare il Signore e voglio condividere così veramente come è stato annunciato da te, Marianna, la parola di Dio nel libro di Matteo 7:7. Dove la parola ci invita proprio a fare qualcosa, perché in tutto quello che noi facciamo durante il nostro cammino con Gesù, Gesù ci dà un invito e Gesù ci dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Chi crede che esiste veramente un mondo spirituale? Questa sera io ti voglio portare veramente ad aprire i tuoi occhi e voglio portarti ad osservare una cosa importante, che quando Gesù camminava sulla terra, mentre camminava sulla terra, mentre insegnava, mentre predicava, lui non parlava mai delle cose naturali. Gesù parlava delle cose spirituali, perché Gesù è venuto su questa terra per annunciare un regno.
il regno dei cieli. Gesù sa bene come fare, come condurci, come guidarci, è vero, per poter ricevere i benefici che provengono dall'alto. Quindi ecco perché quando Gesù, rispondendo a scribi e farisei, diceva: hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non odono, hanno bocca ma non parlano. Seguendo un concetto logico, è vero, noi sappiamo benissimo che Gesù non poteva riferirsi veramente a qualcosa che riguardava la natura in questo insegnamento, ma Gesù ci sta parlando in un mondo spirituale che è così grande, è così vero, è così naturale che io e te dobbiamo imparare veramente a conoscere e a prendere dal cielo, perché nel cielo ci sono ricchezze, ci sono guarigioni, ci sono liberazioni che attraverso la parola che Gesù ci ha dato, rivelata, noi possiamo raggiungere e portare qui sulla terra, è vero. Quindi che cosa ci dice il Signore? Il Signore ci sta dicendo che ci sono tante cose per te e per me, che attraverso la nostra fede, attraverso l'ubbidienza e attraverso la sua parola che è viva, è viva, è viva, è viva, è vita vera, è reale, io e te possiamo beneficiare veramente di tutto quello che c'è nel regno dei cieli. Quindi Gesù ci sta dicendo che il diavolo non ha potere sulla nostra vita, lui non ha niente, lui no, è soltanto un imitatore delle cose di Dio, è vero? Perché? Perché tutto appartiene al nostro Signore, la tua vita appartiene a Gesù, quelle lividure sono state fatte, sono state patite da Gesù affinché io e te potessimo avere veramente una connessione con il regno dei cieli, alleluia. Allora io, oltre a Matteo 7,7, visto che Marianna mi ha dato un po' di spazio per condividere una parola per te, io vorrei oggi insieme a te aprire i tuoi occhi, perché Gesù che cosa ha detto? Hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non ascoltano e hanno bocca ma non parlano. Allora io oggi con te, attraverso la parola di Dio, vorrei provare, anzi, certamente i tuoi occhi saranno aperti nel nome di Gesù. Amen. Allora io voglio raccontarti anche una storia, è vero, una storia che leggerai magari, visto che non c'è tanto tempo, leggerai a casa, che si trova nel libro di Seconda Re, capitolo 6, verso 8. Io intanto condivido con te la storia, ma dopo vai a leggere la parola, perché la parola è molto importante. Abbiamo bisogno di conoscere per poter veramente camminare, per poter essere liberi dalla bugia, dall'inganno, dalla schiavitù. Il nemico viene per rubare, viene per uccidere, viene per distruggere. Ma quando io e te abbiamo conoscenza della parola di Dio, quando io e te abbiamo la rivelazione della parola di Dio, non possiamo essere ingannati, così come è successo ad Eliseo. Ascolta che meraviglia! Io oggi so che i tuoi occhi si apriranno, io oggi so che tu potrai alzarti, anzi ti alzerai per vincere la battaglia che stai affrontando e dare gloria a Dio. Primo, perché ti ha lasciato qualcosa di importante, la sua parola. Ma questa parola è una parola che va rivelata, perché io posso avere nelle mani il più grande libro del mondo, più importante del mondo, ma se non ho il codice per poter entrare, io avrò soltanto nelle mani questo libro, ma senza conoscerne il vero significato. E la storia parla che c'era un re, il re di Siria, che stava architettando un piano contro Israele, per attaccare Israele, per dominarla, ma ogni volta che il re aveva un piano contro questo popolo che io e te conosciamo bene, che è il popolo di Dio, questo piano cadeva.
lui e quindi non riusciva mai nell'intento, è vero, ma Israele aveva con sé un profeta, un uomo di Dio che naturalmente camminava sulla terra, ma viveva il mondo spirituale. Eliseo era un uomo che pregava, era un uomo che credeva e aveva una posizione nel mondo spirituale. Eliseo conosceva il suo Dio, conosceva la sua identità divina, reale e celestiale, quella che oggi anche tu devi conoscere. E quindi ogni piano del re falliva. A tal punto che il re cominciò a credere che tra il suo esercito ci fosse una spia e quindi chiamò i soldati al punto di dire: "Vi guardate, qualcuno ci sta spiando, qualcuno sta portando spia, perché non è possibile che per ogni attacco il re non riesce, non riusciamo ad attaccare Israele." È vero, in questo passo della parola di Dio vediamo quanto è importante il ruolo di questo uomo di Dio. Tanto che il suo servo gli disse: "Mio re, non c'è nessuna spia. Il re di Israele ha un profeta, ha un uomo di Dio. E lui vede nella tua stanza quando tu stai architettando qualcosa nel tuo segreto contro il popolo di Israele. Ascoltami, Dio vuole aprire i tuoi occhi. È molto evidente in questa parola come il ruolo di un uomo di Dio è importante su questa terra per ognuno di noi. È vero, il diavolo viene per distruggere, viene per mettere scoraggiamento, ma io voglio dirti una cosa oggi. Eliseo vedeva con gli occhi di Dio. Eliseo vedeva veramente l'esercito di Dio. Io non so quello che tu stai passando in questo momento. Può essere una prova, può essere un diagnostico medico che ti è stato dato, può essere un problema familiare per un figlio nel lavoro, nella famiglia, qualsiasi sia il tuo problema oggi, io voglio dirti una cosa: che questo problema non è per la morte, ma è perché è soltanto una prova affinché tu possa alzare la tua voce, possa aprire i tuoi occhi e possa veramente cominciare a vedere con gli occhi di Eliseo, con gli occhi di un figlio e di una figlia di Dio. Il re voleva ammazzare il profeta Eliseo, ma Eliseo vedeva con gli occhi spirituali. Eliseo non aveva paura, è vero, Eliseo non aveva paura. Oggi questo tu lo puoi relazionare alla tua vita. Vedi questo che stai passando soltanto come un processo, non lasciarti affliggere. Guarda, l'uomo vivrà quello che crede. Eliseo non vedeva i carri, non vedeva i soldati contro di lui, ma Eliseo disse: "Quelli che sono con noi sono più numerosi." Analizziamo un attimo il comportamento di Eliseo. Prima cosa, pregò. Oggi noi siamo qui in una staffetta di preghiera. Oggi noi stiamo pregando. Noi stiamo chiedendo al Re dei Re, al Signore dei Signori, in unità, con un'unica visione, con un unico cuore, un unico sentimento. Oggi noi abbiamo una chiave, un codice, il codice del cielo che si chiama unità ed è quello di pregare per aprire gli occhi del popolo di Dio, per aprire gli occhi dei figli di Dio. Eliseo pregò per il suo esercito affinché potesse vedere quello che lui stava vedendo. La preghiera è potente da muovere il mondo spirituale a tuo favore. Eliseo era dentro il mondo dello spirito. Guardate una cosa, quante volte noi abbiamo sentito parlare di porte, della porta,
porta, che Dio apri porte. Quante volte noi abbiamo pregato, Signore, apri le porte. Bene, io oggi credo che si tratti proprio. Che si tratti proprio di aprire una porta, la porta della guarigione, la porta che ti fa vedere il mondo spirituale come Eliseo lo vedeva, e che tu possa vedere che tutto quello che stai passando in questo momento non è nulla che ti distruggerà, perché il tuo Dio, il tuo Signore, il mio Signore è già pronto, è vero, per aprirti le porte della benedizione. E come lo farà? Attraverso la fede, attraverso l'unità, attraverso l'amore, affinché veramente possiamo provocare insieme la benedizione nella nostra vita. È vero, l'intelligenza, amati miei, non serve, non funziona nel mondo spirituale, non funziona con la parola di Dio, ma quello che funzionerà veramente sarà credere. È vero, sarà credere. Quando l'esercito del re veramente era lì che voleva attaccare l'occhio di Eliseo. Che occhio era? Era un occhio che vedeva le cose dello spirito, era l'occhio che vedeva il cielo, perché la parola di Dio dice che quando il nostro occhio è buono, tutto sarà buono. È vero, il Signore ci sta insegnando a parlare la sua parola, il Signore ci sta insegnando a proclamare la sua parola, e quando tu proclamerai la parola nella tua vita, allora sì che tu vincerai, perché io non ti, perché tu veramente potrai vedere che i verbi divini e non infernali, non dire più, non ce la faccio più, non guarirò, non ce la farò, non ci riuscirò. Questi sono verbi infernali. Tu Alleluia. devi parlare i verbi del cielo. Io Amen. vincerò, io ce la farò e io Gloria a guarirò nel nome di Dio. Gesù di Amen. Nazaret. Amen. Elisa, visto che il tempo è tuo è terminato, ci vuoi condurre in preghiera in modo che poi mettiamo anche in pratica i consigli che ci hai dato? Prego. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io vengo davanti a te, Signore, insieme al tuo popolo che sta credendo, Signore, che sta bussando a quella porta, Signore, che tu ci hai condotto, Signore, perché tu dici bussate, vi sarà aperto, Gesù. E noi veniamo a bussare adesso alle porte del cielo e dicendo a te, Signore, io busso, Signore, trasformami, Signore, io busso, Signore, usaci per benedire la tua Chiesa. Noi veniamo, Signore, bussiamo alle porte, Signore, per scacciare fuori ogni bugia, ogni menzogna, ogni inganno dal tuo popolo, Signore. Noi veniamo a bussare, Signore, affinché molti possano aprire gli occhi nella verità della tua parola, Signore. Io dichiaro ora in preghiera, Signore, che così come fu per Eliseo, Dio, oggi il tuo popolo aprirà gli occhi, Signore, e potrà vedere la verità della tua parola. Non guarderà più al re e al suo esercito che andava per distruggere e uccidere, Signore, ma vedrà con gli occhi tuoi, Signore, che ci sono più angeli, Signore, ci sono più angeli, Signore, che c'è più parola, Signore. Vedremo i tuoi angeli, Signore. Bussiamo alla tua porta ora, papà. Veniamo davanti a te, papà. Oh, Signore, la tua parola dice che sei tu che apri, Signore. Non siamo noi che apriamo, ma è da dentro che si apre, Signore. Come Gesù ci ha insegnato, lui sapeva come funzionava. Dio bussava la porta del no, bussa la porta del nostro cuore, ma noi apriamo da dentro, Signore. Noi dichiariamo ora, in questo momento, che molti apriranno il cuore a Gesù, che molte porte si apriranno, che molti occhi si apriranno, che molti
molti busseranno e che non vedranno più, Signore, non vedranno più con gli occhi della carne, dello scoraggiamento, della tristezza, Signore, ma molti si alzeranno per onore e gloria del tuo nome, Signore. Molti desidereranno a leggere la tua parola, conoscere la tua parola, Signore, perché l'ora viene, Signore, i tempi vengono dove tutto diventa più difficile, Signore. Ma tu, Signore, hai il potere, così come l'hai avuto con Eliseo, di aprire i nostri occhi e di riguardarci dal falso, dal bugiardo, dall'inganno, Signore. Oggi noi dichiariamo nel nome potente di Gesù Cristo in fede, Signore, che ogni ammalato, Signore, così come è il tuo cuore, Signore, come i tuoi desideri, tu dici: imponete le mani e guariranno, invocate il mio nome e io vi esaudirò. Oggi noi invochiamo il tuo nome, Signore. Oggi gridiamo a te come la tua parola dice. Gridate a me, voi tutti, se, gridate a me, io ascolterò dal cielo, Signore. La tua parola dice, Signore. Oh, credete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, Signore. Oggi noi crediamo, bussiamo, chiediamo, Signore. E grazie a te, Signore, che noi vedremo la tua mano che scenderà su di noi, la tua mano potente, il tuo braccio forte, Signore. Grazie perché tu ci sei, grazie perché tu sei vivo, tu sei vero, Signore. Grazie perché ogni cosa passerà, Signore. La terra passerà, ogni cosa passerà, ma la tua parola non passa, Signore. E se tu l'hai detto, tu lo fai, Signore. Tu lo fai, Signore. La tua parola dice ancora che se il mio popolo prega, si umilia e cerca la mia faccia, io ascolterò dal cielo. Signore, oggi veniamo con umiltà davanti a te, veniamo con cuore grato davanti a te attraverso il sangue di Gesù Cristo che ha pagato Amen. un prezzo per la nostra vita e ti Amen, diciamo benedetto. grazie, Padre, Sì, perché sì, sappiamo, Signore, che tu hai già ascoltato, sì. Signore. Nel Amen, gloria a nome Dio. potente di Gesù. Amen, Amen. amen e amen. Amen, gloria a Dio. L'ho persa? Ok. Saluto Elisa, purtroppo non la vedo più. Ok, allora sentiamo, ascoltiamo un canto, intanto salutiamo la sorella Elisa, la ringraziamo, Dio ti benedica Elisa. Ascoltiamo un canto e poi dopo ci colleghiamo con Maria Luisa. Che non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato agli uomini da invocare per essere salvati. Che non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini da invocare per essere salvati. Gesù c'è ricchezza.
Gesù c'è salvezza, nel nome di Gesù c'è potenza, nel nome di Gesù c'è guarigione, solo nel suo nome. Gesù è abbondanza, nel nome di Gesù c'è ricchezza, nel nome di Gesù c'è liberazione, solo nel tuo nome, solo, solo nel tuo nome Gesù. Solo, solo nel tuo nome, Gesù. Solo nel tuo nome, solo nel tuo nome. Gloria a Dio, noi sappiamo che stiamo chiedendo nel nome più potente che c'è, nel nome di Gesù possiamo ottenere qualsiasi cosa se solo ci accostiamo a questo trono di grazia con fede. Bene, dovrebbe stare già con le, eccola qui, Maria Luisa. Benvenuta Maria Luisa, Dio ti benedica. Grazie. Ok. Buona. Grazie anche a te, ti lascio subito il tuo spazio, Maria Luisa. Preghiamo le richieste già le ho fatte prima, alcune. C'è ancora Fiore Bianco che chiede preghiera perché sta molto male, e poi c'è Rosario Marsiglia che ci segue dal Messico e dice pregate per il Messico. Ci sono tante altre richieste di preghiera, di intervento soprannaturale. Vogliamo mettere davanti a Dio queste richieste, ma non vogliamo dimenticarci di pregare affinché il Signore possa risvegliare tutti noi, mandi una nuova unzione fresca su tutto il suo popolo. Prego, Maria Luisa. Grazie. La sorella Paola prima parlava dell'importanza della preghiera e che ci vuole un incoraggiamento a innamorarsi della preghiera. E devo dire che è proprio il mio motto. Io lamento molto la mancanza dello zelo per la preghiera in generale. Sembra che viene sempre in secondo luogo. Siamo impegnate per tante cose, la preghiera dopo, ne parliamo dopo. Invece io so per esperienza che la preghiera deve venire al primo posto. La prima faccenda domestica, se si può dire, la mattina, mettersi davanti alla presenza del Signore e incominciare a pregare. E l'Apostolo diceva di pregare in ogni tempo e non lo diceva solo così, tanto per dire. È molto importante. Pregare pure è anche un modo per ringraziare per la gioia che il Signore ci dà, per ringraziare per la sua paternità, per l'appartenenza. Abbiamo tanti modi per ringraziare il Signore. E oggi volevo brevemente parlarvi di un passo che mi ha parlato, che mi parla tanto, in Numeri 10, il versetto 9, che recita: quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi attaccherà, suonerete a squilli acuti e prolungati con le trombe e sarete ricordati davanti al Signore, al vostro Dio, e sarete liberati dai vostri nemici. Mi parla perché mi dice: perché quando preghiamo quasi quasi che ci vergogniamo di alzare la voce? Perché quando preghiamo quasi che ci vergogniamo, punto. Il Signore dice che quando andiamo in guerra contro il nemico che ci vuole attaccare, che ci attacca, dobbiamo suonare a squilli acuti, prolungati, con le trombe, dobbiamo fare molto chiasso, e così saremo ricordati davanti al Signore, il nostro Dio, e saremo liberati
dai nostri nemici. Il nemico che ci attacca in questo momento con malattie, con tumori, con depressione, con divorzi, con separazioni, con lutti, con tante cose sono gli attacchi del nemico. Gridiamo al Signore con chiasso, facciamo chiasso davanti al Signore per mettere tutte queste cose davanti alla sua croce, in modo che così Lui si ricorderà e saremo liberati da tutti i nostri nemici. È una promessa scritta nella parola e noi, come diceva la sorella Elisa prima, sappiamo quanto è importante la parola di Dio, la dobbiamo conoscere, la dobbiamo ascoltare. Perché quando preghiamo è buono anche pregare con la parola. Perfino il diavolo conosce la parola meglio di noi tante volte. Perché quando ho discusso con il Signore, parlava tramite la parola, la conosce pure lui. Ma noi sappiamo, come ha letto pure prima la sorella Elisa, che quelli che sono con noi, i cari che sono con noi, sono molto più numerosi di quelli che sono contro di noi. E vogliamo prendere queste promesse, le vogliamo imparare leggendo la parola, che la vittoria è nostra nel nome di Gesù. E penso sia importante renderci conto della posizione che abbiamo, non che quando c'è una malattia o quando c'è una prova, possono essere prove di tutti i tipi, la salute, l'economia, i sentimenti. Abbiamo tendenza a ricordare del continuo e a lamentarci, ma mi succede questo, ma mi succede questo. Vogliamo fare veramente inversione di marcia. Sì, abbiamo i problemi, il Signore l'ha detto, nel mondo avrete tribolazione, ma poi dice pure, fatevi animo, io ho vinto. E noi insieme a Cristo possiamo vincere, abbiamo già vinto le nostre battaglie, ma dobbiamo avere anche un comportamento diverso. Dobbiamo far capire al nemico che lo sappiamo che è sconfitto. Prendere posizione, alzarci le maniche, pregare e avere fede che i nostri problemi sono nelle mani del Signore. Penso anche a come pregava il Signore. Il Signore non ha mai pregato per se stesso, perché il Signore sapeva che era in buone mani, che il suo padre gli avrebbe dato tutto quello di cui aveva bisogno. Ma lui pensava sempre agli altri. Vogliamo prendere posizione anche noi e pensare un po' meno a noi stessi e a pensare di più all'altro, alla persona che ci sta accanto. Non abbiamo bisogno di guardare tanto lontano. Sai, a casa, la casa nella casa accanto alla tua, quali tragedie ci possono essere? Quanto bisogno c'è di Gesù? Sai nel tuo quartiere quanto c'è bisogno di Gesù? Prega per queste persone, prega per l'altro, perché come diceva anche a letto, se non erro, Elisa ha letto pure qualcosa che diceva che quando preghiamo per gli altri, il Signore provvede per noi. E di questo ne sono proprio sicura. E ora vorrei innalzare un ringraziamento al nostro Dio Padre, al nostro Padre. Rendiamoci conto che abbiamo un Padre meraviglioso che ci ama, che ci sostiene, che ci circonda, che ci avvolge, che conosce tutti i pesi nostri e soprattutto che non ci accusa. Per me è stata una grande rivelazione sapere che questo Padre che pensavo tanto lontano, lassù in cielo da qualche parte, pensando che non avrebbe mai avuto, come dire, no occasione, diciamo la scusa
per guardare le mie piccole cose, la mia piccola persona. Invece, sapete, ho scoperto questo padre amoroso che mi ha chiamato per nome. Mi ha chiamato per nome, è venuto a bussare al mio cuore. E io l'ho accettato, ho aperto il mio cuore a lui. E sono riconoscente di questo, di essere una figlia sua, di poter dire sono figlia del re dei re, signore dei signori, ma di che cosa mi voglio lamentare? Sono in una posizione estremamente privilegiata e lo voglio dire al mondo, grazie, grazie papà che ti posso chiamare papà, grazie perché tu mi hai dato la gioia, grazie perché veramente... La gioia nel Signore è la mia forza. Qualche sorella l'anno scorso mi ha chiesto, vedendomi, diciamo, abbastanza allegra, abbastanza positiva, mi ha chiesto: ma tu perché sei così? E io ho detto: voglio rispondere con un piccolo motto. La gioia del Signore è la mia forza. Quella sono io. E voglio ringraziare anche il Signore perché per l'appartenenza a una famiglia meravigliosa, che è la Chiesa, che siamo tutti diversi ma siamo uniti, uniti per servire il nostro Dio Padre. E Padre, ti voglio presentare le richieste di preghiere che sono state già fatte questo pomeriggio. Ti voglio presentare Vera, che è in pena per la salute di suo marito. Grazie, Padre, che tu ti occupi del marito di Vera e ti occupi anche di lei, che lei possa sentirsi consolata perché sa che tu sei il gran dottore e puoi toccare la salute del marito, Signore. Grazie anche che questo marito possa confidare in te, Signore, in modo che poi la gioia sia completa per Vera. Presento Michelina che è in pena per la sua mamma. Oh Signore, tu ci hai creati perfetti, Signore. Ti prego per la mamma di Michelina che la sua salute possa essere ristabilita nel tuo nome prezioso. Poi vorrei pregare anche per questa staffetta di preghiera. Grazie, Padre, perché veramente possa essere chiaro, possa essere gridato a gran voce, con trombe squillanti, quanto è importante la preghiera. E che ci possa essere una staffetta di preghiera che duri 24 ore su 24, perché c'è tanto bisogno, non per i nostri propri bisogni, ma per i bisogni dell'altro, Signore. Grazie che possiamo avere più pensiero per l'altro, Signore, perché tu pensavi sempre agli altri e non a te stesso. Signore, anche Fiore Bianco per la sua salute. E poi ti voglio presentare la sorella che chiama per il Messico, Signore. Noi siamo in Italia, un paese privilegiato per tanti motivi, Signore, e c'è bisogno anche di preghiera per l'Italia. Ma ti voglio mettere il Messico davanti oggi, questa bandiera meravigliosa, la bandiera del Messico, con te che regni su questo paese. Veramente che ci possa essere un risveglio tale che ogni ginocchio si possa piegare davanti alla tua presenza e che questo paese possa essere riconosciuto come un paese sottomesso al Re Gesù, Dio onnipotente. Poi volevo anche dire, ringraziare il Signore perché lui parlava di cose spirituali e le vogliamo mettere, vogliamo pensare anche noi alle cose spirituali. Vogliamo alzare di livello. Basta di nuovo, e mi ripeto, pensare alle nostre cose di questa terra. Il Signore lo sa di che cosa ha bisogno. Conosciamo tutti i versetti dove parla degli uccelli che sono vestiti con vestiti meravigliosi e non sono in pena per i propri vestiti. E noi siamo in pena per tante cose, siamo troppo egoisti. Signore, aiutaci a essere più altruisti, aiutaci ad amare l'altro come tu ami tutti, Signore. Tu sei morto per ognuno di noi e ti ringraziamo per questo.
Grazie Padre che tu benedici grandemente ogni sorella e fratello che segue in questo momento questa staffetta. Signore, veramente che il tuo spirito possa parlare chiaramente a queste persone e che si possano sentire trasformati completamente dal sangue tuo prezioso che hai versato per noi. Grazie Padre che possiamo prendere coscienza della nostra posizione nel tuo regno. Ti lodo, ti glorifico, Signore, giorno dopo giorno, ora dopo ora, perché solo tu sei degno di questa lode. E vi voglio benedire tutti, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Grazie Madre Luisa, grazie, Dio ti benedica, continua ad usarsi di te in modo straordinario, pace del Signore. Gloria a Dio. Bene, noi continuiamo la nostra staffetta di preghiera, c'è anche Maria che è malata oncologica e chiede preghiera per la sua salute e ce ne sono anche altri che stanno arrivando, altre richieste di preghiera, scrivile se vuoi, così possiamo pregare per te. Vediamo se c'è la sorella Lea Ciccone. In collegamento. Lea, benvenuta. Grazie. Sempre un piacere vederti, carissima. Ti lascio la linea. Anche a me. Prego. Anche Gloria a Dio. a me. Amen. Ho alcuni versi da condividere con noi insieme. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliuolo di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. E questo è tanto, sapendo che Gesù ha passato già attraverso la croce, lui, il sommo sacerdote, è stato il sommo sacerdote senza peccato. Il sacerdote umano ha bisogno di essere perdonati. Il primo sacrificio che doveva offrire era per sé e poi per gli altri. Gesù il suo l'ha già offerto sulla croce, il sacrificio perfetto che il Padre ha accettato. Uomo senza peccato, ha vinto la battaglia eterna, la battaglia per la vita eterna del mondo. E Gesù, il nostro sommo sacerdote, che ci ama di un amore infinito, ha fatto un'opera perfetta, l'opera della creazione e l'opera della salvezza, un piano preparato a lungo termine per poterlo oggi noi gustare e ringraziarlo. Ora noi sappiamo che la salvezza è un dono per tutti, per tutto il mondo e Dio vorrebbe che tutti riconoscessero questo dono meraviglioso, ma noi vediamo che sono pochi quelli disposti a crederci. Ma noi che abbiamo creduto e che abbiamo ricevuto questo dono, impegniamoci a preservarlo perché è una cosa preziosa e metterci in regola con le leggi del regno di Dio. Noi abbiamo bisogno di essere istruiti continuamente dalla legge del Signore, perché è una legge perfetta, è una legge che ci richiede l'impegno. Sappiamo, il nemico di questa legge è il diavolo e vorrebbe sempre mettere in confusione il mondo, ma grazie a Dio per questo sommo sacerdote che abbiamo, che è Gesù, che lui sta seduto sul trono della grazia. Lui ha tutto nelle mani, dipende da noi. Se andiamo a lui continuamente, noi vinceremo. Non saremo mai perfetti, ma sempre in lavorazione.
sempre il vasaio che accomoda il nostro vaso quando c'ha delle falle. Siamo imperfetti e saremo sempre imperfetti perché la perfezione non c'è, ma impegniamoci per la santificazione. Procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Dio. La salvezza non vale di fronte a un vaso che non si lascia santificare dal Signore. Per questo la parola è perfetta. E un consiglio che io posso dare, investighiamo le scritture. Le scritture ci parlano dell'amore di Dio, ma ci parlano anche della severità di Dio. Per questo noi vogliamo rimanere nella linea dell'amore, nella linea dei fedeli credenti, nella linea di quelli che hanno incominciato il percorso. E stanno camminando verso un traguardo di gloria. Impegniamoci, non vogliamo uscire dal sentiero che ci hanno tracciato i nostri fratelli prima di noi. Non aspiriamo, novità spirituali, perché se ci sono novità spirituali, il Signore te le rivela a te personalmente e le devi vagliare con la parola di Dio. Veramente questo l'unica salvezza per noi è rimanere attaccata alla parola di Dio. La parola di Dio è quella che ci guida passo passo per il sentiero della vita e della vita eterna. Per questo impegniamoci perché tanti cadono per la strada. Il Signore vuole rialzarli, ma ci vuole un impegno per essere rialzati. Non si rialza così, senza un impegno. Il Signore è un grande perdonatore, è lento all'ira, è misericordioso, è buono, ma è giusto. Per questo noi ricorriamo a Lui in ogni momento, anche se sentiamo che stiamo tentennando e avviciniamoci al Signore, è Lui che ci rinforza, è Lui che ci fortifica, è Lui che ci sostiene. Per questo preghiamo oggi, per questo, per quello che è per noi la via giusta. E presentiamo al Signore anche i nostri cari che sono deboli nella fede, perché Dio non li lascia, non li ha scartati. Aspetta un ravvedimento, un ritornamento e noi preghiamo proprio per questo, perché io conosco tante persone che si sono raffreddate durante gli anni del cammino, ma il Signore è potente a ristabilirli, a rifortificarli, a rimetterli in linea, a rimetterli nella breccia per combattere e per essere conquistatori di anime. Nessuno deve essere sconfitto. Tutti vogliamo che vivano una vita con il Signore e poi ricevere la corona della vita. Per questo, Signore, veniamo a te in questo momento, Padre. Tu conosci la debolezza umana, tu conosci, Signore, tutti i nostri difetti, Signore, la nostra responsabilità, Signore. E davanti a te siamo nudi e scoperti, Signore. Non ti possiamo nascondere nulla, Padre. Per questo, in questo momento veniamo a te a implorarti misericordia, perdono, Signore, rinserimento nella linea dei santi, a quanti nostri fratelli e nostre sorelle sono stati scoraggiati, sono stati fermati, Signore, sono stati scandalizzati. Padre, ti preghiamo, Signore, per quanti sono in difficoltà spirituali, oh Signore, per quanti, oh Signore, non hanno la forza di reagire, per quanti che pensano di non essere mai più perdonati, Signore, misericordioso sommo sacerdote. Noi veniamo al trono della grazia, Signore, con fiducia in questo momento, come abbiamo letto, Signore. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi
al momento opportuno. Usaci, oh Signore, sia per l'evangelizzazione, ma sia per il ristoramento del corpo di Cristo, Signore. Aiutaci, Signore, fa che ogni anima che t'ha conosciuto, Signore, e è stato fermato dalle sollecitudini, o Signore, delle altre cose della vita, aiutaci a risanare le ferite. Signore, aiutaci a poter illuminare il sentiero, Signore. Aiutaci, Signore, a riportare a sanamento quelli che hanno incontrato le acque torbide, o Signore. E ho pietà, Signore, pietà, fa che, Signore, quello che è zoppo, Signore, viene ripulito, Signore. Ci sono malattie spirituali che sono peggio delle malattie fisiche, oh Signore. Sono quelle che dobbiamo temere, Signore, perché sono quelli gli attacchi del diavolo. Sono quelli, oh Signore, che a volte ci bloccano. Signore, vieni incontro ai tuoi figlioli che sono in difficoltà, Padre. Vieni incontro, Signore, alle famiglie che stanno soffrendo perché non c'è armonia. Signore, vieni incontro alle difficoltà economiche, Padre, perché questo è il tempo di queste grandi difficoltà, oh Signore. Eppure ancora, Signore, mancanza di lavoro, mancanza, Signore, di concentramento, stato impossibile a reagire, oh Signore. Tu sei pietoso, tu sei buono, tu sei misericordioso, Signore. Tu ci hai lasciato delle promesse che non finiranno mai. Io sono come in ogni tempo, ogni oggi il Signore è con te, oggi il Signore vuole rialzarti, oggi il Signore vuole darti una nuova via, una nuova luce, un nuovo contatto con te. Oggi il Signore vuole far pace con l'anima tua, perché il Signore ti ama in un amore eterno, il Signore è fedele, il Signore ha risolto sempre i problemi dei suoi figlioli. Mai nessuno è rimasto senza un aiuto del Signore, una chiarezza del piano di Dio. Signore, tu sei il Dio della perfezione. Tu ci spieghi anche perché le cose non funzionano bene, perché sei un grande insegnante, un grande maestro sei. E noi che siamo nella tua scuola abbiamo bisogno delle lezioni speciali per superare le difficoltà. Signor Gesù, oggi ti preghiamo. Per quanti hanno delle lunghe malattie, non riescono a liberarsi, Signore. Gridano a te, ma non c'è una risposta, Signore. Oh, parla a questi cuori afflitti, a questi cuori che sono senza speranza, oh Signore. Questi cuori che sono respinti anche dalla medicina, dai dottori, che non cercano, non trovano, Signore, la causa di alcuni mali, oh Padre, perché noi sappiamo che sono cose spirituali, oh Signore, e solo l'occhio tuo è quello che raggiunge, Signore, le profondità dei cuori e li risana e li rialza e li rimette nell'opera, li rimette, Signore, a pieno servizio per te, Signore, perché ci sono anche dei servi che sono nella sofferenza, Signore. Perché il diavolo quando viene colpisce tutti, come ha colpito a te, Signor Gesù, che voleva atterrarti, ma tu hai risposto, è scritto, hai risposto sempre con la parola. Per questa noi, dacci, oh Signore, una carica della parola, fa che siamo, Signore, attenti alla lettura e alla meditazione della parola, perché da lì vengono risposte ai nostri problemi, le risposte alle nostre malattie, le risposte alle nostre contrarietà che incontriamo, Signore. Tu hai risposto a Giobbe che era sceso così in profondità, oh Signore, e l'hai rialzato e hai ridato il doppio di quello che aveva, Signore. Come non lo puoi fare per i tuoi figlioli che ti amano, Signore, che sperano in te? Per quel Signore, un tempo di ristorazione, un tempo di risanamento, un tempo di ritornare a te, Padre. Questo vogliamo e questo desideriamo nel nome di Gesù. Sgridiamo ogni freddezza,
ogni indecisione, ogni scoraggiamento, Signore, per poter riattivare la fede dei tuoi figlioli. Benedici tutti i miei fratelli, tutte le mie sorelle. Benedici quelli che s'affaticano per il tuo regno. Benedici, oh Signore, quelli che in qualche modo, Signore, si impegnano perché l'opera tua vada avanti. E noi tutti, Signore, vogliamo essere uniti di pari consentimento a portare avanti il messaggio della vittoria, il messaggio eterno, il messaggio che non verrà mai meno, perché il nostro sommo sacerdote è lui seduto sul trono e vuole aiutarci nelle nostre debolezze. Prendiamo coraggio, prendiamo forza. E il Signore, che è così potente e buono, ci fa vedere la sua gloria fiorire intorno a noi, nei nostri cari, nelle nostre chiese, nei nostri fratelli sparsi per tutto il mondo. Che il Signore voglia rialzare ogni capo che è chinato, Signore, ogni capo scoraggiato, Signore, che possa alzare il capo, perché il nostro sommo sacerdote è sul trono. Per questo il Signore ci dica: vi benedica grandemente, prendiamo forza, non perdiamo tempo, perché oggi è il giorno della grazia. Questo è il momento opportuno che il Signore bussa al tuo cuore per darti nuova forza, nuovo vigore, nuova potenza, nuova visione per la sua gloria. Il Signore ci benedica a tutti. Alleluia, Dio ti benedica, Lea. Veramente sei una donna meravigliosa, di grande incoraggiamento. Ti aspetto alla prossima staffetta, eh? Benedizioni. Grazie. Gloria a Dio, che bello cercare il Signore insieme. E Lea è veramente un bel esempio di fede. Ascoltiamo un altro canto e poi dopo vediamo se in linea c'è Anna Mocerino. Prego. Ti vedo entrare nella mia preghiera. Io mi aspetto che la bocca tu si riempia della lode e della gloria mio nome, che proclami in fede la gran potenza. E se questo tu farai con tutto il cuore, la mia grazia su di te io verserò per benedire e per guarire.
questo tu fai con tutto il cuore. La mia grazia su di te io verserò. Gloria a Dio, meraviglioso. Meravigliosi canti che ci portano alla presenza del Signore. Vediamo se c'è Anna Mocedino. Anna. Pace, sorella Mariana. Pace a te. Anna, allora conducici in preghiera. Se hai qualche verso da condividere, come già sai, lo puoi condividere. Però preghiamo che il Signore risvegli le nostre vite. Vogliamo anche pregare per tutte queste richieste di preghiera. Si sono aggiunte ancora altre richieste, tipo Maria Concetta chiede la guarigione dell'anima. E come diceva bene la sorella Lea, ci sono dei problemi spirituali che sono ancora più gravi di quelli fisici. Che il Signore possa guarire e possa liberare questa sorella che chiede intervento. Già è un miracolo il fatto stesso che lo riconosca. Poi c'è Maria che chiede preghiera per i figli e poi c'è qualcuno che chiede preghiera affinché il Signore liberi le persone più vicine a lei della follia che viene dallo spirituale. Quindi che il Signore liberi da ogni spirito maligno chi è o posseduto o semplicemente condizionato, perché non esistono solo le possessioni, esistono anche i condizionamenti che vengono dagli spiriti maligni. E se noi non siamo di quelli che si fanno guidare dallo Spirito Santo, purtroppo ci sono quelli che si fanno guidare dal male. Quindi preghiamo affinché il Signore possa liberare tutti quelli che cercano una vera liberazione. Dio ti benedica, Anna. Grazie, sorella Marianna. Io voglio dare un messaggio ben preciso, quello che mi ha dato proprio lo Spirito Santo, e dopodiché voglio pregare. E quella sorella anziana che mi è preceduta, che ha pregato, è stata proprio guidata dallo Spirito Santo, perché questo mi ha fatto vedere, mi ha fatto sentire proprio lo Spirito Santo. Mi è parlato per la Chiesa. Stamattina sentivo quella sveglia che suonava due volte. E mi sono svegliata, pensavo che era la sveglia sul mio telefono, invece era la sveglia dello Spirito Santo. Ben due volte ha suonato e poi mi faceva vedere una montagna molto grande, verde, e che c'erano pecore sopra che dormivano. Allora, questo giorno il Signore ti dice: Chiesa di Cristo, voi che siete stati scelti, voi che siete stati chiamati, voi che siete stati eletti, risvegliati, rivestiti, rivestiti, svegliati, rivestiti della potenza del Signore, della parola di Dio, rivestiti dello Spirito Santo e non stai là dove sei caduta. Alzati e sii forte e coraggiosa, perché Cristo Gesù ha dato se stesso per te. I tuoi peccati sono stati perdonati, quelle che erano, che sono e che saranno. Non ti dai colpa, alzati e cammina, perché il Signore dice che dorme, la Chiesa dorme, la Chiesa ha bisogno di risvegliarsi. E io voglio dare quel messaggio ben preciso. E perché questo mi ha dato il Signore e questo voglio dare. Ci sono sorelle e fratelli che sono amareggiate, che sono rimasti feriti, disprezzati, abbandonati, trascurati, quelle messe a parte, quelle che sono stati feriti dagli altri. Non rimanere là, non rimanere là. Il Signore ti vuole aiutare. Non permetti al nemico di accusarti. Alzati e mettiti davanti al Signore, chiedi perdono, chiedi misericordia al Signore. Il Signore ti darà forza, il Signore ti guiderà. Fidati nel Signore. Voglio dirti come si dice, il Salmo dice così, dice il Signore in quel Salmo, prima che tu nascessi, Lui già sapeva tutti i tuoi giorni, Lui già ti ha esaminato, Lui già lo sa ogni giorno dove potevi cadere, dove sei caduta, dove veni meno, dove puoi sbagliare, ma Lui proprio perciò ti ha scelto. E Lui ti ha scelto, Lui sapeva tutte quelle giorni che dovevano avvenire, ma comunque ti è scelta. Tu questo lo comprendi?
E questo giorno il Signore ti chiama come ha chiamato Lazzaro da quella tomba. Esci fuori da quella tomba nel nome di Gesù, da quella tomba di amarezza, da quella tomba di incertezza, da quella tomba di malattia, da quella tomba che sei stata disprezzata, addolorata nel nome di Gesù. Signore, voglio mettere davanti a te tutte le mie sorelle e fratelli, Signore, nel nome di tuo figliolo Gesù. Ti voglio ringraziare perché tu, Signore, mi hai permesso di esaltarti. Tu, Signore, mi hai permesso di condividere questo che tu mi hai dato, questo che tu mi hai fatto vedere, che sia esaltato, glorificato e magnificato il tuo santo e sovrano nome, che è sopra ogni nazione, Signore, comanda cielo e terra. Tu sei il re della gloria e il baluardo della mia vita. Abbi pietà e misericordia, Signore, della tua chiesa, della tua sposa, del tuo popolo, Signore. Risvegliaci, Signore. Riempici di te, Signore, della tua potenza, del tuo Spirito Santo. E usaci, Signore, per quello che ci hai chiamato dal principio. Usa la mia bocca e esalta te. Usa la mia bocca e glorifica te. Dio degli eserciti, creatore dei mari, dei cieli e della terra. Tu sei colui che divide, Signore, il mare e fa uscire il suo popolo fuori dall'Egitto. Tu, Signore, hai rovesciato carri e cavalli. Chi è pari a te simile? Chi è come te grande, Signore? Abbi pietà dei miei sorelle, dei miei fratelli, Signore, della tua chiesa, della tua sposa, Signore. Rivestici della tua santità. Rivestici, Signore, della tua umiltà. Rivestici, Signore, della tua parola e guidaci, Signore, di servirti, di lodarti e di amarti, di esaltare davanti a te come vitelli. Signor dei signori, l'alfa e l'omega, sei il principio e la fine sei. Tu sei il primo e l'ultimo. Signore, tutte queste sorelle mie malate nello spirito e nella carne, che ha messo sorella Mariana davanti a te, Signore, nel nome di Gesù ti supplico di avere pietà e misericordia, perché tu sei lento all'ira e di grande benignità. Tu sei il Dio onnisciente, onnipotente, colui che non dorme e non sonnecchia, lento all'ira e di grande benignità. Grande sei in potenza e nella maestà, la sapienza appartiene a te, grande Signore. Ti glorifico e ti magnifico. L'anima mia si spande davanti a te, Signore. Abbi pietà e misericordia, risvegliaci, Signore. Risveglia la tua chiesa e la tua sposa, Signore. Ti ringrazio, Padre. Ti glorifico e ti magnifico, Signore, Dio degli eserciti, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E vengo a te, Signore, nel nome di tuo figliolo Gesù, che è santo e benedetto con te in eterno. Amen. Alleluia. Alleluia, Gloria a amen, Gesù. amen. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Sicuramente il Signore ha ascoltato le nostre suppliche, sicuramente il Signore ha toccato anche il cuore di molti che stanno seguendo. Grazie Anna, Dio ti benedica. La prossima staffetta. Pace, sorella Mariana. Pace, pace. Pace. Gloria a Dio. Il Signore è buono ed è meraviglioso. Lui non lascia inascoltata nessuna preghiera. Quindi se stasera ti stai rivolgendo a Lui per la prima volta, abbi fede, il Signore sicuramente farà per te qualcosa di nuovo. Probabilmente stai avvertendo anche la sua presenza che non hai mai avvertito prima. Ed è meraviglioso avvertire la presenza del Signore perché è proprio a testimonianza che Lui sta ascoltando le richieste che si stanno levando a Lui. Vediamo se in linea c'è la sorella Serena Meduri. Serena, benvenuta. Pace Pace Marianna. a te. Serena, già sai come funziona la staffetta, se hai qualche versetto Sì. da condividere, e poi guidaci in preghiera. Dio ti benedica. Sai, è da giorni che il Signore mi tormenta, tra virgolette, perché dico questo termine tormenta? Perché quando Dio sente l'urgenza di comunicare qualcosa, lo fa più di una volta e insiste su ciò che ci può servire per la nostra salvezza, per la nostra crescita, per la nostra guarigione. E il Signore mi ha mandato in Apocalisse. Non è un passo che si ama molto leggere, però la parola di Dio va presa così com'è, azma, nella sua pienezza, nella sua totalità.
e mi ha portato in Apocalisse capitolo 12, versetto, diciamo, 12. Guarda caso, 12:12. Amen. E dice, perciò rallegratevi, uccelli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di avere poco tempo. E la domanda che mi sono posta, il diavolo sa di avere poco tempo prima del suo giudizio eterno, prima di sapere di essere confinato per sempre, e cerca di fare più danni possibili, come scritto anche nei Vangeli, che i mali aumenteranno, vedremo cose inaudite, cose, violenza sempre maggiore, cattiveria, tradimenti. E dico, come appunto il diavolo si sta organizzando così bene per portare avanti il suo mandato? Ora, quanto più noi dovremmo organizzarci a dovere per compiere il nostro mandato? E io molte volte vedo che, mentre lui è consapevole, noi molte volte non siamo consapevoli né di ciò a cui siamo stati chiamati, né come dovremmo camminare in questi che sono gli ultimi tempi. E non lo dice una religione, non lo dice una persona, lo dice Cristo Gesù. Dice, dai segni capirete che sto per tornare. Siamo già in doglie di parto, perché le doglie hanno questa caratteristica, che sono sempre più frequenti e sempre più dolorose. Allora, qual è il nostro compito? Come possiamo muoverci? Come possiamo camminare in tempi così duri? Molti cercano consacrazione senza rendersi conto che stanno camminando a braccetto col mondo. Ed è molto triste questo. Quando alle volte vedo delle battaglie assurde anche di servi di Dio, che magari predicano dappertutto, fanno battaglie su Facebook per sapere chi ha ragione. È come se si fa guerra il popolo stesso di Dio. E io la trovo la cosa più assurda, perché mentre il mondo fuori muore per mancanza di conoscenza, alle volte i cristiani si fanno la guerra da sé, come se dovesse prevalere il tuo concetto di, la tua visione di, e non riuscire a comprendere che stiamo sprecando la nostra esistenza, stiamo sprecando questo tempo che dovremmo usare per dare gloria a Dio, dovremmo usare per raggiungere maggiormente il numero maggiore di persone. Vedo delle cose allucinanti, cioè gente che addirittura si professa cristiana e magari ti chiude WhatsApp, ti chiude Facebook solo perché non puoi condividere quel concetto. Ora, la conoscenza l'avremo totale quando saremo con Gesù. Quindi allontaniamo ogni forma di presunzione da noi e cerchiamo veramente ciò che serve per dare gloria a Dio. Molti si soffermano sui particolari, come dire, inghiottono il cammello, colano il moscerino. La nostra missione, quella primitiva che Dio ci ha dato, andate, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato. Il resto sono solo chiacchiere. A me non interessa studiare in maniera approfondita quando arriva la bestia, quando sale l'anticristo. A me interessa dire ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ravvedetevi perché sono gli ultimi tempi, perché Gesù sta tornando per rapire una sposa senza macchie e senza difetto. Questa è la cosa che ci dovrebbe interessare. Dovunque siamo, nel posto dove Dio ci ha collocato, riuscire a fare la differenza, essere di esempio per queste persone. Perché la gente muore per mancanza di conoscenza e noi facciamo la guerra. E io la trovo una cosa veramente assurda. Chi veramente ha conosciuto l'amore di Dio non dovrebbe perdersi in queste cose.
perché c'è gente che vive veramente nella sofferenza, senza sapere qual è la via di uscita, senza conoscere la via di uscita. E allora prodighiamoci per questo, prodighiamoci per vivere una vita santa davanti a Dio, santa come Dio è santo. Non ci perdiamo in cose inutili, in cose che non giovano a nulla e non servono alla causa di Cristo Gesù, perché la causa di Cristo Gesù ti porta a Cristo Gesù, ti porta a quel sangue che Gesù ha versato sulla croce per amore nostro, ti porta al desiderio di attirare anime a Gesù. Non ti porta a fare chiacchiere inutili, non ti porta a disperdere le tue forze spirituali. E allora impariamo a separare il vile dal prezioso, impariamo a separare quello che non appartiene a Dio da ciò che appartiene a Dio, affinché, come sta scritto, credo in Isaia, non voglio dire una cosa per un'altra, possiamo essere la sua bocca. Perché dice che se tu separerai il vile dal prezioso, il sacro dal profano, tu sarai come la sua bocca. E un cristiano non può avere altre aspirazioni se non quello di essere la bocca di Dio, di profetare, parlare, degli oracoli di Dio, della saggezza di Dio, delle perle di Dio. Questa deve essere la nostra occupazione. Affinché veramente la gente non sia scandalizzata a cagione nostra. Ben diceva questo addirittura Re Davide nel Salmo: Signore, fa che nessuno sia svergognato per causa mia, fa che nessuno sia confuso per causa mia. Oggi chi ascolta molte volte viene confuso perché dice: com'è possibile che si azzannano fra di loro? E io dove devo andare? A chi devo sentire? A quello che sta a destra, a quello che sta a sinistra? A chi? Pensiamo al Vangelo, pensiamo a dare il Vangelo azimo così com'è. Non difendiamo un'associazione, non difendiamo una comunità, difendiamo Cristo Gesù ovunque, sul posto di lavoro, dove ti trovi? Perché i tempi, se sono brevi per Satana, saranno brevi anche per noi. E dobbiamo imparare ad occupare bene questo tempo prezioso che Dio ci dà. Io nella vita ne ho sprecato tanto, in verità. E ora è come se non faccio altro che dire a Dio: Signore, aiutami a riscattare quei tempi in cui io non pensavo veramente a te, quei tempi in cui non eri al primo posto nella mia vita. Torniamola a mettere nel posto dove deve stare. Torniamogli a dare il primato. Perché molte volte stiamo mancando in questo. Gesù viene dopo i nostri affari. Gesù viene dopo le nostre preoccupazioni. Occupiamoci delle cose sue. Perché Dio si occuperà delle cose che riguardano la nostra vita. Quando Gesù dice: cerca prima il regno dei cieli e la sua giustizia, e quello che hai di bisogno ti sarà sopraggiunto, significa anche questo: cerca prima di darmi priorità nella tua vita e io sistemerò le cose di cui tu hai bisogno, mi prenderò cura di quella causa, di quella situazione, di quel problema. Tantissime volte posso testimoniare che quando ho avuto il coraggio di mettere avanti lui nelle situazioni più dure della mia vita, io ho visto la gloria di Dio in quelle cose che mi assillavano. Alle volte ho dovuto mettere da parte la mia casa, la mia famiglia, i miei genitori per mettere avanti l'opera di Dio. E sai la cosa straordinaria? Dio non mi ha mai deluso, Dio non mi ha mai abbandonato. Dio è venuto incontro lì dove io non potevo e non sapevo, perché lui ama farsi carico di ciò che ci riguarda. Ma diamo a Dio quello che è di Dio, diamo le giuste priorità, serviamolo, senza guardare se ce ne viene qualcosa di buono, senza pensare a ciò che lasciamo a casa, agli affanni di questa vita, e la ricompensa nostra sarà eterna. La ricompensa nostra è nei cieli. Molti vogliono essere ricompensati qui su questa terra,
Ti do una buona notizia, non serve la ricompensa su questa terra, serve poter entrare nel regno dei cieli. Allora andiamo, andiamo senza timore, sapendo che chi è con noi è maggiore e più forte di colui che è nel mondo. Andiamo secondo l'autorità che Lui ci ha dato, senza paura, senza vergogna. Perché il Signore dice chiaramente che se noi ci vergogniamo di testimoniare di Lui, Lui si vergognerà di noi. E a cosa ci gioverà? Se anche guadagnassimo il mondo intero, ma non avremmo mai piegato il cuore veramente a Cristo Gesù. Allora, il mio grido oggi è questo. Cerchiamo di riscattare questi tempi malvagi. Cerchiamo di adoperarci di più per il regno dei cieli, perché ci aspetta un'eternità dove riposare, dove godere delle cose che Dio ha preparato. Lasciamo i nostri affanni, le preoccupazioni, perché Dio ha cura di noi. Dio ama curarsi di noi. E raggiungiamo quelle anime. Magari è proprio il vicino di casa che non calcoliamo mai, col quale non abbiamo un buon rapporto, che invece ha bisogno di Gesù più di chiunque altro. E questa è la cosa che Dio mi ha messo in cuore. Desidero pregare perché è facile chiedere un risveglio, ma pochi vogliono pagare il prezzo di questo risveglio. Se tu non riesci a mettere Dio come priorità, è inutile che chiedi il risveglio, perché come pretendi di essere risvegliato se tu stesso non vuoi essere risvegliato? Il risveglio implica che tu devi morire a te stesso. Il risveglio implica che tu devi essere messo da parte in modo che Gesù cresca e tu diminuisca. Questo è il prezzo di un risveglio. Preghiamo che Dio veramente possa fare di noi quelle frecce meravigliose, quei baluardi, quegli stendardi, quei portavoce, ovunque ci troviamo e ovunque Lui ci manderà, perché Dio ama mandarci nel posto giusto, al momento giusto, per riscattare le anime che rischiano di morire. Signore, io ti benedico e ti ringrazio, Signore. Padre, che questo versetto della Bibbia possa mettere innanzitutto un santo timore nella nostra vita, Padre. Che noi possiamo imparare, Signore, che questo tempo che tu ci dai, Signore, è ora che noi smettiamo di viverlo per noi stessi, per le nostre esigenze, per i nostri bisogni, e iniziamo a viverlo per te, Signore, dedicando tutta la nostra esistenza a te, Signore. Dacci un cuore che ti possa piacere, Signore. Dacci quel santo timore, Signore, di non volere uscire da quello che sono. Che è la tua parola, che sono i tuoi consigli, Padre Celeste. Dacci quell'amore necessario, Padre amato, per poter raggiungere più, Signore. Molte volte ci isoliamo, Signore, molte volte ci rassegniamo, molte volte ci chiudiamo nelle chiese pensando che quello è tutto il servizio che ti è dovuto. Signore, il servizio lo dobbiamo adempiere fuori, Signore, fuori da quelle porte, Signore. Dove c'è gente che muore per mancanza di conoscenza, dove c'è gente che vive nel dolore e nella sofferenza e non vede la via d'uscita perché non ti conosce, Padre. Signore, ti prego per questa nazione, Signore, perché tu possa veramente creare quel risveglio di cuori, Signore, desiderosi, Signore, di piegarsi a te e di darti il primo posto nella propria vita. Signore, aiutaci, Signore. Aiutaci perché le distrazioni sono tante, Signore. Le occupazioni sono tante. Il nemico ci inganna, Signore, facilmente. Aiutaci a dare le giuste priorità, Signore. Aiutaci veramente, Signore, a fare la tua volontà, Signore, come tu hai fatto la volontà del Padre tuo, Signore, arrendendoti totalmente, arrivando a dare tutto te stesso su quella croce, Gesù. Abbi pietà, Signore. Abbiamo bisogno di imparare da te, abbiamo bisogno di crescere, Signore. Abbiamo bisogno, Signore, di andare ancora oltre, Signore. Di toglierci pigrizia, indolenza, Signore. Apatia, Signore. Religiosità, Padre. E investire il nostro tempo per te, Signore. E siamo certi, Signore, che un giorno, Signore, come sta scritto nella tua parola,
uno di noi sarà aggrappato da 10 persone che diranno: vogliamo venire con te perché abbiamo capito che Dio è con te. Signore, aiutaci a essere quella testimonianza, Signore. Aiutaci a vedere il frutto del tuo travaglio ovunque siamo, Padre. Ti benedico, Signore, e ti ringrazio, Signore, perché sono certa, Signore, che chi ha un cuore sincero e onesto davanti a te, chi chiede, Signore, con tutto se stesso, vedrà la tua gloria, Signore. Grazie, Signore. Benedici il resto di questa trasmissione. Sii tu a guidarla, a condurla, Signore, sii tu a parlare ai cuori di quanti ascoltano, Signore, perché se ascoltano, Signore, se ascoltiamo, verremo trasformati da te, Padre. E ti ringrazio per tutto quello che i nostri occhi vedranno, perché te lo chiediamo, Padre, con tutto di noi e nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Cristo, che è benedetti in eterno. Alleluia. Alleluia, Gloria a amen, gloria a Dio. Grazie Gesù, te, gloria a Gesù. Gloria a te. Dio, grazie Alleluia. Serena. Dio ti benedica, Serena, Dio ti Alleluia. benedica. Ci vediamo, Dio piacendo, la Ti prossima abbraccio, Mara. staffetta. Ti abbraccio. Dio ti benedica, Gioia. Un bacio. Grazie, grazie. Gloria a Dio. Bene, ci sono diverse richieste di preghiera che stanno arrivando e c'è anche qualcuno che dice: voglio ringraziare il Signore perché ha risposto alle mie richieste di preghiera e voglio dare a Lui tutto il ringraziamento. Vogliamo accostarci al Signore giustamente, come ci faceva notare la sorella, non soltanto per chiedere ma anche per ringraziare. Vogliamo ricordare tutti i benefici che Lui ha concesso alla nostra vita. Vediamo se in linea c'è Franziella, c'è? Vediamo un po'. Non c'è? Ok, benissimo. Allora concludiamo con un canto, passiamo la linea a Emanuela Valledonga. Vediamo se c'è. C'è Franziella? Eccola qui. Franziella? Mi Pace del senti? Signore, cara sorella, mi sente? Sì, ti sento. Gentilmente puoi girare il telefono, lo metti orizzontale? Ci ho provato, aspetta un attimo, vediamo un po'. Dovresti prima sbloccare la Aspetta. rotazione. Ok. Dovresti sbloccare la rotazione, Franziele. Aspetta. Ok. Vediamo Buono se ce prepararsi la un poco faccio prima, in modo perché. che preparandosi un poco prima, che tutti questi problemi non ci sono. Così non va bene perché ti vediamo stretta dai due lati. Quindi dovresti sbloccare la rotazione e posizionare il telefono orizzontale. Niente, non Ho riesci. capito. Ecco. Ok, allora facciamo così, mandiamo Emanuela Vallelonga, eccola qui. Posto. Ce l'abbiamo fatta, perché Ecco, ti sei non collegata ero pelo pelo, pronta, quindi non. era buono anticiparsi un pochettino in modo che si poteva organizzare bene, però grazie a Dio ce l'abbiamo fatta. Ti passo la linea e guidaci in preghiera. Dio ti benedica. Amen. Vi saluto nella pace del Signore. Sono grata per questo momento che siamo qui insieme. E volevo lasciare una parola che il Signore, prima di pregare, che il Signore ha messo nel mio cuore, che si trova nel libro dei Salmi, che dice così: Alzo i miei occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Il Signore è il nostro Dio, è colui che ha fatto il cielo e la terra. A volte siamo nei momenti di difficoltà, siamo nei momenti di esasperazioni, a volte noi ci sentiamo da soli, noi ci sentiamo tristi, noi ci sentiamo che nessuno ci vede, nessuno sa la nostra tristezza, il nostro dolore, ma noi dobbiamo credere e confidare che il nostro Dio è sempre con noi. E questo versetto che dice così, no? Alzo i miei occhi verso i monti. Perché alzo i miei occhi verso i monti? Perché il monte è un posto tante volte irraggiungibile, no? Il monte a volte è un posto in alto che noi non riusciamo a vedere, che noi non riusciamo a raggiungere, no?
E a volte noi guardiamo il monte e vediamo un posto così alto. E a volte vediamo anche i nostri problemi così. I nostri problemi come un problema grande, come un problema irraggiungibile. E da dove viene questo aiuto? Il nostro aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e ha fatto la terra. Il nostro Signore che ci aiuta, il nostro Signore che ci dà la forza, il nostro Signore che è con noi in ogni momento, in ogni situazione. Lui non ci lascia mai. Lui è sempre con noi. E oggi noi siamo qui in preghiera. Noi siamo qui uniti nello stesso scopo, nello stesso proposito, a chiedere a Dio, a questo Signore che ha fatto il cielo e la terra, di benedire la nostra nazione, di pregare per i paesi che sono in guerra, di pregare per le situazioni che noi stiamo vivendo, no? E io volevo con te, insieme a te, no? Altre sorelle hanno già pregato, hanno già innalzato a Dio una preghiera, una richiesta al nostro Dio. E noi ancora pregheremo al Signore affinché Lui possa guarire la nostra nazione, che Lui possa farsi vedere attraverso di noi e di noi. Che lui possa benedire le persone che stanno vivendo in un momento di difficoltà, in un momento di tristezza, in un momento di situazione difficile, che il Signore possa raggiungere queste persone in questo momento e che il Signore possa portare la guarigione fisica, la guarigione emozionale, la guarigione spirituale alla vita di ognuno di loro. Amen. Io vorrei che tu, dovunque tu sei, tu possa innalzare questa preghiera insieme a me e chiedere a Dio che possa visitare ad ognuno di noi. Amen. Signore Dio, eterno Padre, noi ancora un'altra volta ci dirigiamo a te, Signore, che tu sei il nostro Padre, Padre. Salmista Davide ha detto così: alzo i miei occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e ha fatto la terra. Signore, tu sei il nostro Dio, tu sei colui che investiga ogni cuore, ogni situazione, Signore, e noi ci dirigiamo a te, Padre, che sei il nostro Padre, che sei il nostro Signore, che sei il nostro amico, Padre. Signore, noi vogliamo, Signore, dirigere questa preghiera a te, Padre. Noi vogliamo dirigere le nostre richieste a te, Signore. Noi vogliamo, Signore, innalzare una preghiera, una lode, un'adorazione a te, Padre. Signore, noi vogliamo, Signore, chiedere ad ogni persona che è collegata in questo momento, Signore. Vogliamo chiedere alla vita della sorella Marianna, Signore. Signore, vogliamo chiedere, Signore, per parole di vita, Padre, che siamo tutti qua collegati, Signore, che siamo tutti qua, Signore, nello stesso pensiero, Padre. E la tua parola dice, Signore, che quando la Chiesa era riunita nello stesso pensiero, nella stessa preghiera, Signore, tu facevi meraviglia in mezzo di loro, Padre. E noi siamo qui, Signore, collegati, Signore, nello stesso pensiero, Signore, nello stesso sentimento, Signore, di amore a te, di amore ad ognuno di noi, Signore, ad ogni persona che sta ascoltando adesso, Signore, questa trasmissione, Signore, che tu possa visitare, Signore, ad ogni richiesta, Padre. Io innalzo la mia preghiera, io innalzo le mie mani, Signore, davanti a te, Padre. E ti chiedo, Signore, ad ogni persona, Signore, una porta aperta, Padre. Se è una guarigione,
se è una richiesta di un problema in famiglia, un problema sentimentale, un problema economico, un problema di salute, Signore, che tu possa visitare, Padre, in questo momento, ad ogni uno di loro, Signore, e tu possa portare, Signore, la guarigione, Signore, la risoluzione dei problemi, Signore, la felicità, Padre, Signore, la serenità, Padre, ad ognuno di loro, Signore, che stanno ascoltando, Signore, che stanno davanti a te, Padre, in questo momento, Signore. Noi stiamo vedendo, Signore, tante persone, Padre, in una situazione difficile. E questo è il compimento della tua parola, Signore. È figli che sono contro padri, padri che sono contro i figli, la moglie, il marito e la mamma. Ma noi crediamo in te, Signore, che tu sei il Dio di amore. Tu hai mandato il suo unico figlio, Signore, in questa terra per darci la benedizione, per darci una salvezza, per darci una via di uscita, Signore. E noi crediamo in te, Padre, che tu, Signore, ci puoi visitare, Signore, anche in quest'anno, nell'anno di 2024, Signore. Tu puoi portare, Signore, ad ognuno di noi, Padre, una benedizione, Signore. Che tu puoi visitare ad ogni casa, Signore, ad ogni famiglia, Signore. Qui rappresentata, Signore. Che tu possa portare, Signore, la guarigione, Signore. La guarigione nell'anima, la guarigione nello spirito, la guarigione nel fisico, Signore. Ad ognuno di loro, Padre. È ciò che ti chiedi, ti ringrazio, Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tu ricevi questa parola, questa preghiera di incoraggiamento. Il Signore è il nostro Dio, il Signore non ci lascia mai. Il Signore è il nostro unico amico e il Signore vuole entrare nella tua casa, il Signore vuole entrare nella tua famiglia, il Signore vuole fare una cosa grandiosa nella tua vita. Io credo in questo, Padre, nel nome di Gesù. Che Dio ti Amen. benedica, sorella Mariana, per questi momenti che stiamo qui Grazie a Dio. pregando insieme, nello stesso scopo, in pari sentimento. E io Amen. so che il Signore è da noi. Gloria a Dio. Grazie, Franziel. Dio ti benedica. Ci vediamo alla prossima staffetta. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Bene. Anche a te. Amen. Questa staffetta è stata bellissima, abbiamo ascoltato tanti messaggi di incoraggiamento. Vogliamo concludere dando al Signore la nostra lode, il nostro ringraziamento attraverso un altro canto e poi ci salutiamo. Emanuela Vallelonga. Nessuno è come te, nessun altro so. Cercassi per l'eternità, non troverai uno come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Cercassi per l'eternità, non verrei uno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarito il mio cuore. Delle tue braccia mi sento al sicuro. Nessuno è come te.
E se cercassi l'eternità, non troverei uno come te. Grazie, Signore. Addio. Grazie, Emanuela. Grazie per questo contributo. Dio ti benedica grandemente. Continua a benedirti nel ministero che ti ha affidato, perché la lode è qualcosa che ci avvicina a Dio, il Signore ti ha scelta, ti ha fatto un suo strumento, e che ognuno di noi possa trafficare i propri talenti. Benedizioni, alla prossima staffetta. Bene, ringrazio tutti voi per averci seguito, è stato un bel tempo insieme. Se avete ricevuto delle parole specifiche, vi consiglio di annotarle, perché quando il Signore vi fa sentire che una parola è particolare ed è per voi, Lui non mente, non è come gli uomini che delude. Lui, come abbiamo sentito, abbiamo ascoltato questo canto, nessuno è come Lui, nessuno può comprendere il nostro cuore. Egli sa come accostarsi alla nostra vita e come parlarci, quindi se in qualche modo ti ha parlato attraverso qualsiasi strumento che è passato qui, sappi che sono solo strumenti, lo Spirito Santo è sempre lo stesso, quindi se hai ricevuto una parola, annotala, perché poi vedrai come Dio manterrà la sua parola, la parola che ha dato al tuo cuore. Continua a benedirlo, continua a cercare il suo volto, la sua presenza, continua a ringraziarlo, continua a lodarlo, non permettere al diavolo, non permettere al nemico di togliere dalla tua bocca il ringraziamento, la lode, perché in realtà quello che lui vuole fare è chiudere la bocca dei credenti, magari farla aprire soltanto per il lamento, per il mormorio, ma noi invece vogliamo avere una bocca aperta che lode, che benedice continuamente il nome del Signore, colui che è degno di ogni lode e di ogni ringraziamento. E oggi lo vogliamo veramente ringraziare e dire: Signore, aiutaci a custodire quello che abbiamo ricevuto in te. E se ti ricordi, anche se non ricordi i nomi, non ha importanza, chiedi al Signore di intervenire in tutte queste richieste di preghiere che sono arrivate oggi. Dici: Signore, io metto davanti a te tutte le richieste che sono arrivate oggi durante la staffetta di preghiera. Ti prego, Signore, di intervenire per ogni bisogno. Se ognuno di noi prega per quelle richieste che sono arrivate, vedete quante richieste si elevano al Signore per lo stesso problema. Il Signore sicuramente risponderà a tutti quelli che lo invocano. Dio vi benedica, vi ricordo che i nostri appuntamenti sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sempre alle ore 14, mentre le prossime staffette saranno il primo lunedì del mese condotta dai fratelli, ma è per tutti, e il secondo lunedì del mese condotta dalle sorelle, ma è per tutti. Quindi Dio vi benedica, alla prossima diretta.